Intanto c'è Michael Schumacher che è dietro a Coulthard, in fondo al rettilineo del Kemmel, adesso arriva nella parte centrale della pista. Dobbiamo dire che Coulthard è il primo dei non doppiati in ottava posizione. Zermiani. Meccanici Ferrari fuori. Michael Schumacher si è fatto vedere da Coulthard a Rivage, però sembra che rimanga a debita distanza proprio dal pilota della McLaren. Il raffronto cronometrico impietoso fra i due. E lo prende in pieno proprio nella discesa che portava a Puon. David Coulthard ha rallentato e Michael Schumacher l'ha centrato in pieno con la ruota anteriore destra. Continua la sua corsa, ma ovviamente non può più controllare la sua vettura. Incomprensione, decisamente incomprensibile, tra Michael Schumacher, che rimaneva a debita distanza, come si faceva notare i suoi meccanici erano già pronti per il pit stop ai box, e su rettilineo nella nube d'acqua non si è reso conto che David Coulthard aveva alzato il piede. Palazzoli. Non c'è nulla da dire. Rivediamo. E chiaramente con questa visibilità, linea Zermiani. Ci sono i meccanici Ferrari, allora vediamo un po'. Gomme, musetto anteriore pronto, gomme da bagnato. Vediamo un po' cosa succede, se riescono a riparare in che modo la macchina. Non so, perché noi non vediamo nelle immagini. Assolutamente impossibile, ha strappato la sospensione anteriore. Infatti stanno guardando i meccanici il grande schermo che hanno sopra di loro, sopra il loro box, e scuotono la testa, tornano dentro probabilmente senza aver avuto l'ordine da nessuno, perché si sono resi conto dalle immagini che è impossibile proseguire. È incredibile come faccia. Sì, Michael Schumacher continua la sua corsa con la vettura su tre ruote. Qui vediamo dalla parte posteriore, già impossibile vedere cosa succede. Comunque in lontananza vediamo appunto il contatto che c'è tra Michael Schumacher e Coulthard, che a metà rettilineo evidentemente ha alzato il piede per lasciar passare il pilota della Ferrari. Zermiani. Stanno mandando fuori dal box tutti quanti, ovviamente la macchina non si fermerà fuori ma entrerà direttamente nel box. Eccola qui, sta facendo la curva verso destra, stanno indicando a tutti la direzione del box. Todd guarda i danni pian pianino, tutti applaudono, suonano le trombe, cercano di dare, di rincuorare Schumacher. Schumacher butta il volante contro il bancone del box, veramente arrabbiatissimo, esce molto arrabbiato e si sta dirigendo verso il ovviamente verso il box di quello che gli ha causato il danno. Stefano Domenicali cerca di calmarlo, lo sta abbracciando, cerca di fermarlo, ma lui è arrabbiatissimo, entra dentro il box. È ora il confronto ravvicinato con Coulthard, si mettono in mezzo i meccanici, gesti di Coulthard. Schumacher, carico di rabbia, viene fermato da Stefano Domenicali, da Jean Todt, dagli altri uomini della Ferrari. Eloquente il suo sguardo, la tensione sul volto di Michael Schumacher. Come avevo detto in precedenza, avevamo visto che Michael Schumacher si teneva quasi a debita distanza da Coulthard nel doppiaggio, quasi con la premonizione che potesse accadere una cosa del genere. E Coulthard sul rettilineo, che non c'è niente da fare, ha alzato il piede per lasciarlo passare, però la visibilità era talmente ridotta che Michael Schumacher non si è reso conto. Tra l'altro con Schumacher che sapeva di dover forse rientrare in box per fare il suo secondo pit stop, quindi manteneva la debita distanza proprio per incorrere in nessun pericolo. D'altra parte, come giustamente dici tu, Coulthard era tutto sulla destra della pista, ha alzato il piede, sì, ha alzato il piede, ma ci possono essere moltissimi motivi, o per lasciarlo passare o perché ha trovato un rivolo d'acqua o... E intanto ci sono due Jordan Mugen al comando. Momento davvero drammatico, difficile. La rabbia di Michael Schumacher in questa azione rallentata, cerca di divincolarsi dalla stretta di Stefano Domenicali. Ovviamente il campione tedesco ha pensato che Coulthard abbia fatto la manovra apposta, perché questa sua rabbia altrimenti sarebbe ingiustificata. Ed è fermo anche Irvine. E si ferma anche Irvine. Qui intanto un'altra immagine dove Michael Schumacher è sul rettilineo, mantiene la sua traiettoria, così come del resto fa Coulthard, perché rimane tutto spostato a destra, ma Michael Schumacher non si avvede, proprio all'ultimo momento ha accennato soltanto di passare a sinistra e perde completamente la sospensione anteriore, che va a stracciarsi nell'impatto. Poi ha completato il giro su tre ruote, e quindi questo è il chiarimento a brutto muso
C'è anche da dire che Coulthard è rimasto a destra, però non ha fatto nessuno sforzo per segnalare col braccio alzato che dava disponibilità a Michael Schumacher di passare a sinistra. Questo è da rilevare. Pensi che Schumacher non ha visto la macchina, non ha visto il fanalino, avrebbe visto il braccio alzato di David Coulthard. Però c'era lo sforzo almeno di farsi intendere in queste condizioni, almeno la volontà. Zermiani, grossa difficoltà qui al box della McLaren, dove i meccanici hanno pasticciato, hanno dovuto alzare con a mano, praticamente con le braccia, la parte anteriore della McLaren Mercedes. Si è spento il motore e adesso cercano di riavviarlo, ma non c'è niente da fare. Quelli addetti al distributore di benzina tornano dentro con il tubo di benzina, ma la macchina non vuole sentirne di... Non vedete le immagini? Sì, no. Perché Coulthard, ricordiamo, ha 6 giri di ritardo. Ecco, adesso è partito il motore del Mercedes. E visto che ci sono 6 vetture in gara, prova ad entrare nella zona punti. Quindi è sceso dalla vettura, come abbiamo visto quando c'è stato il chiarimento, perlomeno Michael Schumacher, che è andato a chiedere spiegazioni a David Coulthard. Adesso è rientrato nell'abitacolo, è in situazione di safety car, rientra in pista con la vettura ormai ripreparata dai meccanici. Se qualcuno davanti a lui dovesse fermarsi, potrebbe entrare in zona punti. Attualmente Coulthard dovrebbe avere 5 giri circa di ritardo, 9 giri di ritardo rispetto agli altri piloti in gara. Zermiani. Beh, è stata una cosa buffissima, perché a parte che adesso ci sono i commissari che vanno a parlare con le cose, tutto il pubblico l'ha preso come uno sketch, praticamente sorridevano tutti, questi arrivavano fuori con la macchina, l'avevano alzata proprio con le braccia, poi Coulthard si è rimesso in macchina e tutti hanno pensato qualcosa di strano, evidentemente, no?